Ora vediamo sempre una leva di primo genere, perché? Perché il fulcro e la forza vincolare stanno tra le altre due forze, la forza resistente, il peso, e la forza motrice. Però in questo caso i bracci sono diversi. Il braccio della forza motrice è più corto, sono quattro buchetti, scusate, della forza resistente, questa è la forza resistente, sono quattro buchetti, il braccio della forza motrice è più lungo, sono sei buchetti. Quindi, avendo un braccio maggiore, la forza motrice può esercitare una forza minore. E siccome il suo braccio è i 6 quarti della forza motrice, 6 buchi, 4 buchi, quindi hai 6 quarti, cioè i 3 mezzi, allora, la forza che eserciterà sarà i 2 terzi. E infatti questo torna, perché questa forza motrice all'equilibrio, l'asta adesso è in equilibrio. Questa forza motrice è i 2 terzi di 0,8 newton. E infatti è un pochetto meno, un po' meno di 0,6 newton, è circa 0,55. Quindi è i 2 terzi di questa. La forza vincolare, come sempre, è quella giusta quantità di forza che garantisce che la forza totale sia 0. Infatti noi abbiamo 0,8 e un po' meno di 0,6 newton, quindi 0,8 0,6, un po' meno fa 1,4 newton complessivamente che tirano in basso. E infatti la forza motrice contrasta questi quasi 1,4 newton facendo una forza verso l'alto che infatti si vede qua che è quasi 1,4 newton, 1 e quasi 4 tacchette. Quindi abbiamo di nuovo la forza totale uguale a 0, prima equazione cardinale della statica, perché questa forza verso l'alto è uguale alla somma di queste due in basso. E poi abbiamo il momento torcente totale uguale a 0. Infatti, i tre momenti torcenti sono: il momento torcente della forza vincolare è 0, come sempre, perché la forza vincolare è applicata nel fulcro e non a braccio, braccio nullo. Poi c'è il momento torcente di questa forza qua, che entra, il momento torcente dell'altra forza, la forza motrice che esce, secondo la regola della mano destra, e questi due momenti torcenti sono uguali o opposti, perché sappiamo che 4 buchi per una forza di 0,8 è uguale a 6 buchi per una forza che è i 2 terzi di 0,8. Quindi i momenti torcenti, questo si annulla con questo non c'è, momento torcente totale 0.